Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel mio nuovo video, nonché il primo di Stumble Guys, un nuovo gioco che porterò sul canale e ora ve ne parlo. Ci gioco da un pochettino, siccome ho visto che è esploso in questi giorni, ho detto perché non portarlo neanch'io e allora mi ci sono preso. Jungle Roll è capitata comunque, intanto giochiamo. Questa è la skin che utilizzo io, l'orso polare, la mia leggendaria, nonché unica. E beh, niente, iniziamo a giocare, facciamo un po' di partite in questo video, nei prossimi vedrò. Vabbè, comunque, allora, Jungle Roll, questa mappa mi piace, un pochettino difficile, cado a volte nella prima parte, però comunque gestibile. Quel trick io lo faccio a volte, ma ora con tutta questa folla e un pochettino di lag non conveniva farlo. Allora, almeno con Stumble Guys non penso ci sarà il pericolo di fare video lunghi, perché cioè una partita ti dura 4 minuti, quindi ne faccio 2-3 partite al giorno e poi basta. Comunque, ora, fatto il primo game, mi sono qualificato. Beh, a questo punto mancano gli altri due round, vediamo. Allora, io ho 12 win, quindi non sono un maestro di sto gioco, anzi faccio piuttosto schifo, però comunque mi piace giocarci per divertimento. Over e under. Vai. Qua ce lo dovrei fare a qualifiche, cioè finché fino al terzo round mi qualifico, poi è la win che non faccio. Allora, passare al centro anche no, guarda. Allora, salto. C'è un po' di lag, mi sono accorto di questo. Cioè che tipo mi fa mosse che io non dovrei fare. Ok, mi ha saltato un muro. Sta andando malissimo. Che è successo? Vabbè. Passo di qua. Forse sapete che proprio oggi non mi qualifico? Niente, non mi sono qualificato. Vabbè, come prima partita. Va bene, comunque, col pass sono messo così. Ci gioco, sì, ci gioco, ma non tantissimo, non tryhardo. Quindi gioco in pratica per divertirmi. Come ho detto, 12 corone, 2800 coppe. E giochiamo un altro 3 partitine così. Tanto per... Allora, la mia mappa preferita è Block Dash, infatti mi piace, e Laser Tracer, mi piacciono tanto, le due eliminazioni mie preferite. Poi abbiamo la Barrage, quella nuova aggiunta non mi piace, l'ho provata, non mi piace, soprattutto perché il pugno è fenomenale, mentre sul Block Dash vale un pochettino di meno, doppio calcio mi hanno tirato. Mentre su Block Dash sì, il pugno è utile, il calcio è cheat, però su questa Lava Land ti tirano un pugno e sei morto, quindi non è troppo pay to win, però va bene, comunque accettiamolo. Purtroppo queste motte le ottieni solo con i pass e chi shoppa. Io, come vi ho detto, uno, sta andando da schifo. Due, io come vi ho detto non shoppo, quindi non avrò mai il pugno e non mi sono qualificato. Bene. Siamo a 4 minuti di rec e non mi qualifico neanche con 2 partite. Sta andando bene. Sta andando bene. Allora ragazzi, sappiate che Stumble Guys lo porterò per un po', ma non per sempre. Queste pubblicità che ovviamente taglio. Allora, Stumble Guys lo porterò per un po', ma non per sempre. Perché sì, non sarà un gioco per sempre, però per un pochettino lo porterò. Intanto vi ricordo l'hashtag sempre bel gioco. Sempre bel gioco, perché tanto questo è il mio hashtag. E poi probabilmente porterò anche altri giochi che non saranno mobile. Per ora è Stumble Guys, poi penserò. Fall Guys no, Fall Guys non mi piace. Vabbè, comunque, se questa mappa si decide di caricare, io vi faccio le partite, però... Aspettate un secondo. Vediamo. Ok, ce l'abbiamo fatta.
Allora, vediamo che mappa carica. Tillfall. Bene, vediamo se questa volta mi qualifico. Perché l'ultima volta che ho giocato non mi sono qualificato. Ok. E vanno tutti avanti e si uccidono. Io ora ho la lag. Devo cambiare connessione. Ora la cambio perché sono a scatti. E non è buono stare a scatti. Ok, mi qualifico, mi qualifico, mi qualifico. Ah sì, Diemotto, queste tre ottenute finendo i passi arrivando alla soglia 15. Quindi sapete tutto, così, così sapete tutto. Ci gioco da tipo un mesetto, ma niente di da tanto. Quindi. Bene, 16 rimanenti. Ora, vediamo. Vediamo, 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 vediamo. Con mappa carica, cosa capiterà? Block Dash. Ho detto la mia preferita e mi capita. E comunque qua me la gestisco. Magari la lag potrebbe condannarmi a morte, però speriamo che vada bene. E ecco il pugno. Block Dash è dove si usano più le emote, però non servono troppo, a parte il calcio. Il calcio ti distrugge in questa mappa, perché c'è un bug con il calcio in cui fai cose incredibili, però in cui tu ti sbatti contro un coso e voli in alto, poi spacchi cose in basso, cioè ti devasta il calcio in questa mappa. Non per attaccare gli altri giocatori, per rompere proprio le cose. Oh, mamma mia. Poco non ci muoio. Aspettiamo che questi qua abbattono i muri. Ok, fammi passare in mezzo. Vabbè, ci sono passato, ho preso danno, ma ci sono. Boom. Ok. No, 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 no. Qualificato, ce l'ho fatta. Ho fatto un salto in aria incredibile, però ce l'ho fatto, qualificato. 8 rimanenti. Vediamo se questa volta scappa la win. Vediamo. Honeycomb. Ce la posso fare, vediamo. Non la adoro, ma ce la posso fare. 2, 1. Allora, speriamo che questi qua non siano dei cretini che si sprecano tutte le piattaforme all'inizio. Sono caduto, perfetto. Ma chi è questo cretino che si sta sprecando tutte le piatta? Allora, sto facendo una figura da schifo perché non mi accorgo dove cammino. Perché, eh sì, sono un pochettino distratto, scusatemi. Poi ho il contatore della lag. E quindi sono concentrato a guardare quello. E mi spavento perché ci sono qua i cretini che si sprecano tutte le piattaforme e mi uccidono. Ecco. Quindi ora non saprei che dirvi. Allora, vediamo. Faccio questa partita e poi stacco, così finalmente farò un video breve. Allora, speriamo di vincere. L'ultima volta l'ho vinta qui. Ho sprecato tutte le piattaforme all'inizio. Sono arrivato all'ultima e ho vinto nell'ultima. La lag. E vabbè, niente. Ci fermiamo con scritto eliminato. Ricordate di lasciare like, commentare, condividete, iscrivetevi al canale e lasciate l'hashtag bel gioco per ricevere il cuoricino. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao!